godere una sua donut. Mm-hmm. Che stamattina abbiamo fatto low whey in tutte e due, quindi abbiamo detto un refill ci serve. Questo è un suo caramel macchiato, io con la mia solita frutta succo. Però mi sono preso anch'io, dove sta il mio? Ah, mi sono preso un americano e poi mi sa che mi mangio una di queste donuts. Sono piccolissime in realtà, sono veramente piccole. E questa è la seconda, che è Boston Cream. E mi sono anche preso io un caffè americano. Devo dire che it's the best start of a new day, eh Sammy? Oh yeah. Da un po' che non ci, che non ci facciamo un piccolo treat del genere. Ci sta. And turn out the lights for no reason. Was it a make believe? Something you never needed. What was it all for? I don't know you anymore. We go back, we go back, we go back, we colliding. Losing track, even God knows I'm trying. All you need is love and more coffee, stay safe. Oh, grazie Tim Hortons, very very cute. Ragazzi, perché no vi faccio vedere il mio pasto. Molto semplice, devo dire, riso e un pochino di pollo. Praticamente quello che sto facendo con i miei pasti, mangio veramente riso e pollo una o due volte al giorno, devo dire. E invece di cucinarlo ogni volta, praticamente ho trovato un posto che mi porta del riso basmati già fatto, quindi poi io lo sbatto nel microonde e lo posso mangiare. Magari ovviamente se avete tempo, voglia, potete cucinarlo voi. Io vi dico molto sinceramente, molto onestamente, potrei fare a meno di cucinarlo sempre, quindi me lo faccio spedire. E stessa cosa con il pollo che vedete là. Praticamente c'ho il posto dei burrito, che invece di ordinare un burrito ordino solamente le porzioni di carne, quindi ordino dello steak e del pollo. E a questo punto della dieta mi viene veramente un sacco più utile, più facile, così quando ho fame non devo cucinare e semplicemente metto tutto insieme, una porzione di carne e di riso, metto nel microonde e poi me lo mangio. Non è il massimo, non è ottimale, magari alcuni dicono ah, ma non dovresti fare così. Sinceramente io vi consiglio di trovare, la dieta non deve aggiungere troppo stress. Quindi dovete trovare un metodo che funziona per voi, e io personalmente sto trovando questo metodo è perfetto. E in più è un po' assurdo, ma se io dovessi comprare la carne qua e cucinarla a Dubai, costa più quello che farselo spedire come delivery. Strano, ma è così. Quindi sì, questo è più o meno un pasto staple che sto facendo sempre, mi andava di farvelo vedere. Niente di interessante, mancano un po' di verdurine, ma magari stasera mangiamo un po' di verdurine, dai. Sammy sta impazzendo là dietro. Aspetta, oggi yeah. Raga, è la giornata più bella di questa quarantena. Oh yes. Volete sapere perché? Vai. Finalmente, allora partiamo con la prima cosa che sto aspettando da tipo un mese. Mi sono finalmente arrivati i pacchi di Full Spring. Yes. Quindi finalmente ho le mie scorte di barrette extra chocolate che mi servono. Mm-hmm. Ho la mia scorta di whey protein per fare i French toast, che alcuni di voi li stanno provando, mi state taggando su Instagram. Vedo che stanno andando a bomba, vi stanno piacendo, quindi mi fa un sacco piacere, possiamo rifarli. Mm-hmm. Una piccola cosa, ci sono arrivati due pacchi qua da Full Spring, che vi ringrazio, però abbiamo dovuto pagare import taxes. Yes. E questo, regà, è quando tipo siamo in Europa, però questa cosa che quando ti arrivano i ordini non devi pagare le tasse, invece qua abbiamo dovuto pagare ben 60 AED, perché appunto Full Spring ha inviato la Germania, quindi Europa, e quindi abbiamo dovuto pagare tanto import tax. Poi però, oddio, che è la cosa, questo dobbiamo andare di qua, questo è speciale. Io e Sammy abbiamo avuto, diciamo, un momento di debolezza in questa quarantena. È successo più o meno ogni settimana, che praticamente lavoriamo e basta, come avete visto magari stamattina. Yeah. E io addirittura ieri sera stavo sognando di lavorare, proprio perché non facciamo nient'altro, siamo occupati tutto il giorno. Quindi aspetta, cerco un coltello. Quindi per due o tre settimane io e Sammy stavamo, dovremmo comprarci una Xbox o una PlayStation. Oh yeah. Per giocare. Però per due o tre settimane abbiamo rimandato. No, sì. no, non compriamo così. Però ogni volta siamo qua sempre di più, sempre di più, sempre di più. Sì. Ieri sera c'è partito il debole. Ma anche perché abbiamo trovato un deal. Abbiamo trovato un mega sconto, perché stanno uscendo le PlayStation 5 e la Xbox nuova. Sì. E quindi quelle vecchie sono scontate. E quindi io e Sam abbiamo fatto il devasto. Ci siamo smezzati. Sì. E ci siamo preso. Mamma mia. Oddio. Questo è come trascorreremo i prossimi giornate. Wow. Oh my god. Ma secondo me tutti a casa già ce l'hanno. Sì. Tipo, siamo abbiamo preso la Xbox One S. Oh my Io god. Non gioco a un videogioco. L'ultima che ho comprato è la Xbox 360. Sì. Per cui non fanno più i giochi. Quindi, cazzo, sì. Yeah. Un tera è bianca, è fichissima. Oh yeah. Ci siamo presi poi per i giochi. Call of Duty Infinite Warfare, che magari è una schifezza. Sì, lo è. Da però costava 40 10 euro. Sì, non. E poi chiaramente FIFA.
FIFA 20, oh yeah, per giocarci, sì, e farci un po' di partite, iniziamo subito. Dai, yeah, sì, a voglia. C'è stanco il nuovo controller. Sì, sì, con il bianco lì dentro che è un'inazione. Perfetto. Mine. Dai, iniziamo. Quindi, stiamo aspettando tutto il giorno. Oggi un pochino di schiena e bicipiti, ragazzi. Mi sento, devo dire, abbastanza fiacco. Penso che sia il caldo, perché metto adesso la temperatura sullo schermo, sono tipo 37 gradi, quindi bello tosto. E in più, secondo me, vabbè, il solito deficit calorico, che chiaramente alcuni giorni sono più forti, altri di meno. Normale sentirsi un pochino low energy. E ultima cosa, secondo me, sto mangiando troppo poca frutta e pochi micronutrienti, quindi devo sicuramente migliorare là. Anche per oggi abbiamo finito, raga. Oh yeah, siamo abituati alle parlate post palestra, raga. E che dire, è andato così così. È uno di quegli allenamenti che ogni tanto ci stanno, raga. Lo dico sempre, ogni magari 3-4 allenamenti uno che fa meno bene è ok, è normale. Ma ora ci ho preso un pochino la mano di fare questa parlata post workout, e quindi mi va di dirvelo, di farvi sapere come mi sento. Vi voglio ringraziare di tutto il supporto, come sempre, veramente, raga, lo dico sempre, ma vi apprezzo veramente un sacco. Anche nell'ultimo video che ho detto che non mi sentivo al top, mi avete mandato un sacco di messaggi, e per me è bellissimo sapere che posso contare su di voi, veramente, quindi grazie di quello. Sto parlando con alcuni dei miei clienti in Italia, mi fanno sapere che sembrerebbe riprendersi la situazione piano piano, ma mi raccomando, fate comunque attenzione. Qui ad esempio hanno tolto il lockdown, si può uscire, ma c'è poca gente fuori. Quando si esce si usa la mascherina, bisogna stare 2 metri di distanza. Quindi purtroppo, anche se tolgono il lockdown, non possiamo pensare che ritornerà come prima la situazione, perché sennò succede come in Germania, che scoppiano tutti i casi. Comunque, basta being down. Cos'è che vi posso dire? Two thousand years later. Niente, questo era l'aggiornamento, raga. Resistete, siate forti. Vedrete che se stiamo tutti attenti, piano piano migliora la situazione e la vita torna normale come prima. Detto questo, è ora per Sammy di allenarsi, quindi io vi lascio il posto, facciamo uno switch. Noi ci sentiamo più tardi. Ragazzi, come post workout mi sto facendo questa vegan protein bar che mi è appena arrivato da Foodspring. Ricordo sempre, le barrette non sono assolutamente essenziali, le proteine non sono assolutamente essenziali. Io le mangio perché sono comode, tipo adesso, appena dopo il workout, invece di cucinare subito, me ne sparo una e ho 20 grammi di proteine. Questo è il gusto chocolate almond, vediamo un po' com'è. Questa è più o meno com'è di consistenza. È una barretta vegana, quindi non è che mi aspetto molto. Invece mi ripeto, quelle vegane sono un attimino di consistenza più ciocchi, non so come si dice, un po' più di gesso, sa, è strano poi dire così, però sa, una consistenza un po' meno liscia, però buonissima, ve la consiglio, ragazzi. Vegan protein bar, chocolate almond, c'ha 19 grammi di proteine, 5 grammi di grassi solamente. Come snack dolce, conveniente, ci può stare. Non faccio stesso. Petto e spalle che bestia. Non sono né ciccione, sì, un grosso ciccione, non sono neanche skinny dove si vedono gli abs. Sì. No, la raccia. Sam mi sta dicendo che noi. Che, you know, sì, sì, sì. Sam mi sta dicendo che quando è appena. Cioè non è che è appena iniziato, però è da 2 settimane che stai più o meno a dieta. Sì, sì. E c'è quella fase iniziale dove praticamente i tuoi muscoli si svuotano di glicogeno, quindi sembri
effettivamente più piccolo di quanto eri prima, però non sei ancora definito, che è ancora massa grassa e quindi semplicemente sembri un po' skinny fat, la versione peggiore di sempre. Ma è normale, ragazzi, se siete natural e iniziate una dieta è normale, i muscoli si svuotano, sembrate più vuoti. Anch'io mi guardo adesso, mi sento vuoto, però poi quando faccio una ricarica mi sento bello pieno e bello definito, quindi... Però è solo... preservare e continuare. Poi bisogna, secondo me bisogna solo saperlo. Se lo sai, sei consapevole, certo. Sai che è una fase. Perché se no è tipo... inizi a mangiare e smetti di fare la dieta, come avevo fatto un mese fa, no? Però con Gigi al fianco si continua. No, la cosa buona, secondo me ci stai arrivando benissimo. Sì, ragazzi, ormai il balcone, lo sapete, è diventato il posto dei flussi di coscienza. E volevo parlare di una cosa molto importante, che sto ricevendo un sacco di domande. Ma Giulio, non hai paura di perdere massa muscolare adesso che ti alleni a casa, stai facendo una definizione aggressiva? E c'è una cosa importantissima che secondo me voglio veramente che ci pensate sempre, che la vostra mente è potentissima. È potentissima, e se voi decidete di applicarvi con la vostra mente a qualcosa, vedrete che riuscite ad avere successo. E una cosa importante è appunto che si vede anche negli studi scientifici, è proprio questo, che l'effetto placebo, quando tu pensi a qualche cosa, è fortissimo. Hanno visto ad esempio tipo in alcuni gruppi, c'erano due gruppi, un gruppo gli hanno detto che si stavano prendendo delle sostanze dopanti, degli steroidi, l'altro gruppo invece era il gruppo controllo, e comunque tutte e due, nessuno dei due gruppi gli hanno effettivamente dato gli steroidi, quindi solo hanno solamente detto a un gruppo sì sì questa sostanza è ormonale, ma in realtà non lo era, e comunque quel gruppo ha visto più crescita muscolare e più aumento di forza rispetto all'altro gruppo. Per quale motivo? Qual è l'unica differenza? Placebo, forza della mente, il pensiero. Hanno pensato di avere un supporto esterno e quindi hanno spinto di più inconsciamente, involontariamente, e anche fisicamente si è notata una differenza in termini di massa muscolare e di forza. Quindi è importantissimo, voi se state facendo una definizione non partite col presupposto ah cavolo devo stare attento perché è facile perdere massa muscolare, no, io parto e dico sono sicuro che non perderò massa muscolare, sono sicuro che manterrò i miei volumi, sono sicuro che manterrò la mia forza, non penso di aver perso quasi niente nonostante è da un mese e mezzo che ci alleniamo in casa, ok? Quindi voglio veramente, con questa clip brutale dove non vedete praticamente niente tra le tubali dietro, voglio veramente ricordarvelo, la forza mentale. Puoi fare tutto quello che vuoi. Dobbiamo pensare a... Sì, che stai pensando? Alla thumbnail. Quindi avevamo l'idea di... che era un errore, ho fatto un errore. Ho fatto una cazzata, se mettiamo quello in questa thumbnail viene bene. Sì. Però è un po' clickbait. Molto. Mi dispiace per il clickbait, raga. Però come stavo dicendo gli lasci l'opzione, magari è anche abbiamo fatto il cheat, quindi magari pure quello. Sì. Magari in un prossimo video dovremmo spiegare il clickbait. Sì. Però veramente ragazzi, noi praticamente filmiamo, facciamo il video, editiamo, sì. E poi dobbiamo andare nel video e trovare il punto chiave del video e farci venire in mente una copertina e un titolo in modo che il video viene visto. E io mi ricordo che anch'io sono alla fine faccio parte del pubblico di altri youtuber. E a volte quando fanno dei clickbait sto tipo che palle, sì. Non serve il clickbait. Guzman ad esempio, io ti guardo, comunque non serve il clickbait. Però se voi andate a vedere i dati, guardate, veramente andate a vedere i miei ultimi 10 video e vedete come le views fluttuano. E se i miei video fossero più costanti e prendessero sempre le stesse views, non ci sarebbe bisogno di fare clickbait, ma è ovvio che invece usando un titolo e una copertina un attimino più, non lo so, che è un po' più drastica, che è un po' più eccitante, che cattura l'attenzione. Le views vanno in alto. Sì. Purtroppo quindi noi alla fine di ogni video stiamo qua per 2 ore a cercare la migliore combinazione di copertina, sì, e titolo. E alcuni di voi chiaramente commentano, dicono ma questo è clickbait, non devi fare clickbait perché lo stai facendo, ci stai fregando. Però se tu vedi, vai a vedere i nostri video e vai a vedere i dati, di capire che questo comunque per noi è il nostro lavoro. Sì. Noi non proviamo mai a fregarti, a farti convincere di venire il video, poi completamente è una cosa che non ha senso. Sì. Proviamo a rendere più drammatico qualcosa che magari succede nel video. Sì. Quindi ad esempio, cos'è che volevamo dire? Ho fatto un errore, però che potrebbe andare, ho fatto una cazzata. Sì, ma che lo stiamo dicendo perché sì, abbiamo preso la Xbox. O perché ci siamo mangiati i donuts. O perché ci siamo mangiati, sì, i donuts stamattina, cioè capite? Non è niente, però si deve... Quella è tipo la psicologia, quindi trovi qualcosa che è successo e lo rendi più drammatico. Sì. Assolutamente io non vorrei farlo, assolutamente Sammy non vorrebbe farlo, assolutamente. Però voi dovete capire che è un po' un lavoro, se la gente clicca su queste cose,
io per 2 anni non ho usato, ho fatto solo video scientifici, video con titoli molto chiari. Ragazzi, su YouTube alla fine il pubblico vuole una certa cosa e noi un pochino se dobbiamo giocare al gioco. Quindi io spero che voi lo capiate, fatemi sapere. Poi io direi in conclusione, confronto a tante altre persone là fuori, noi veramente il clickbait lo usiamo molto, tipo, ecco, al minimo di quello che potremmo fare. Diciamo che però per questa serie l'abbiamo usato. Sì. Più del solito. Sì. Però considera che gli ultimi 2-3, cioè l'ultimo mese di video è a casa, cioè quindi Vero. Da fare il terremoto là. Vero. Quindi, che terremoto? Un SPS. Quindi sì. Vero. Grazie, vi giuro. Bello, è la spalla solo, quindi. Bello. Vabbè, magari. Quindi questo un attimino, fatevi sapere la vostra, se siete qua, sono passati 4 minuti, vi apprezzo veramente un botto. Noi siamo passati al round 2 dei campioni per Kaizen, quindi niente, quando ce li abbiamo ve li facciamo vedere, vi apprezziamo veramente un sacco e scusate per il clickbait. Sorry. Bacione, raga.